Vediamo adesso una tipica programmazione di una gara di regolarità sport. Le gare di regolarità sport sono gare che sono riferite a un'ora teorica, normalmente ricalcano la struttura di un rally, per cui all'interno di un settore, quindi compresi tra due CO, c'è un altro piccolo CO di pochi minuti chiamato tempo di neutralizzazione, alla quale è agganciato il tempo di prova, riferito sempre comunque all'ora teorica. Andiamo a simulare praticamente la programmazione di una gara sport costituita da una sola prova cronometrata all'interno di un settore. Si parte come al solito dall'ora di partenza, quindi lo start. Andiamo a selezionare l'ora di gara di partenza. Supponiamo che parta alle 9 di mattina e confermiamo l'ora. A questo punto abbiamo selezionato l'ora di partenza della gara. Possiamo inserire una serie un CO, che è il CO di fine settore, quindi andiamo sul CO, programmazione di un CO. CO sarà il numero 1 dopo lo start e lo selezioniamo. È la fine teorica dell'orario di partenza, quindi selezionando fine teorica di, lo strumento già in automatico mi propone che è la fine teorica dello start e andiamo ad accettare questa proposta. Impostiamo la durata di questo settore, supponiamo mezz'ora, quindi 0, 30 minuti. A questo punto siamo al primo CO, alla fine del primo CO, e attacchiamo quello che viene chiamato CO di neutralizzazione. C'è un CO creato apposta su questo strumento che consente di mantenere così la numerazione della tabella di marcia. Inseriamo NT, che appunto significa neutralizzazione, che assume lo stesso numero della prova, quindi la numero 1. È la fine teorica del CO1. Lo strumento mi propone in automatico 4 minuti, perché solitamente questi tempi di neutralizzazione per default sono proposti nelle tabelle di marcia come 4 minuti, e lo confermo. A questo punto abbiamo lo start, il controllo numero 1 e il nostro CO di neutralizzazione. Non resta che inserire la prova cronometrata. A questo punto mi inserisco dopo il controllo di neutralizzazione, anzi, mi inserisco e inserisco una PCT, ovvero una prova cronometrata teorica. Seleziono, la prova è la numero 1, prende il nome dal suo CO di appartenenza. L'inizio è la fine teorica del tempo di neutralizzazione, quindi dell'NT, e me lo propone in automatico lo strumento, e a questo punto non mi resta che inserire il tempo della prova, che sarà di, mettiamo, 5 minuti e 30 secondi. Non resta che programmare il CO successivo. Di fine settore è il CO numero 2, è la fine teorica della neutralizzazione, perché il tempo di settore parte dalla neutralizzazione, e mettiamo che sia di un'ora. Ecco, abbiamo programmato la nostra gara costituita da un settore completo e da una prova cronometrata che è tipica di una regolarità sport. Come potete vedere anche dagli istogrammi a destra del display, si può vedere chiaramente che ci sono questi tre settori, di cui uno piccolissimo, che è appunto il tempo di neutralizzazione, dal quale parte la prova cronometrata ed è agganciata alla prova di cronometrata. In catena si possono ovviamente programmare tutte le altre prove in similitudine a questa.